Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Vi propongo un video che state aspettando perché è la saga, perché la chiamerei proprio la saga del decluttering. Stanchezza. Facciamo l'illuminante, che dite? Illuminiamoci d'immenso, quindi declutteriamo gli illuminanti. Prendetevi qualcosa perché sono svariati cassetti. Oddio, fatevi il segno della croce. Iniziamo, declatteriamo l'illuminante. Noi ci vediamo alla fine, dopo. Dopo che finisce il video, noi ci vediamo. Allora, iniziamo. La prima padella che vedo è quella di Ofra. Questi li ho presi da Beauty Bay, mi sono piaciuti tantissimo. E questo è un illuminante abbastanza scuro. Dovete prendere tutte le gialde per fare un unico colore oppure singolarmente. Sinceramente lo prendo con tutto, diciamo, tutti i quattro colori, tutti i cinque colori e mi piace così. Ha un effetto molto molto particolare. Vediamo se ve lo faccio vedere. Questo è l'effetto e mi piace tantissimo e quindi lo tengo. Questo si chiama Highlighter Beverly Hills e mi piace molto, come mi piace questo qui, e ne ho tre di questi. Sicuramente saranno in giro, vabbè, poi ve lo faccio vedere. Poi ho questi due della Bloom Baby Bloom di Essence e devo essere sincera, mi sono piaciuti. Hanno la grana un pochettino più evidente a confronto degli altri illuminanti, però io l'ho utilizzati e sinceramente non credo di toglierli perché mi piacciono tantissimo. Uno è lo 02 Rose, questo qui, invece questo è lo 01. Sinceramente mi piacciono tutte e due, quindi li tengo. Mi conviene non fare tanti swatch perché sennò non ci capiamo niente. Di Revolution ho questi due, i Vivid Baked, e questi, che dirvi, no, questo qui, questo rosa, l'ho utilizzato tantissimo ed è scavato, non so se si vede. È scavato proprio al massimo perché mi è piaciuto tantissimo, infatti mi continua a piacere. Su di me fa un effetto bellissimo. In caso se volete un video con gli swatch e tutto, ditemelo che ve lo faccio. La stessa identica cosa, questo qui, che è il Golden Light. Invece quello che vi ho fatto vedere in precedenza è il Peach Light. Questo è il Peach e questo è il Golden. Ne ho uno in edizione limitata che sarebbe molto simile come colorazione. Però questo non riesco a toglierlo perché mi piace tantissimo il fatto che c'è il teschio. Io non sono amante proprio di teschi e tutto. Però mi piace proprio come è fatto. Questo proprio me lo tengo anche da collezione. Poi, uno di Fenty Beauty. Questo sinceramente mi è arrivato rotto. Avevo fatto anche il video. È un po' scuro, devo essere sincera. Questo proprio vi faccio anche lo swatch. È un po' scuro come colore, ma l'ho preso scontato perché costava poco. Lo metto in caso nel reparto degli ombretti. Se non lo utilizzo là, lo cedo. O lo cedo adesso. Che dite? Mettetemi un commento. Io lo metto qui dentro. Perché mi sono dimenticata di dirvi proprio all'inizio che in questo metterò le cose che voglio regalare, e in questo metterò le cose che devo buttare. Poi, di Basic va bene. Poi, di Basic Gaia ho soltanto questo. E me lo tengo ovviamente. E questo è Nike, credo che si chiama Nike. No, questo me lo tengo, quindi lo mettiamo qua. Poi andiamo con quelli di Kiko. Io quelli di Kiko li adoro. Questi sono della Sicilia Notes ed è lo 02 e lo 01. Lo 02 è questo, molto molto bello, devo dire che mi è piaciuto tantissimo. E lo 01 è questo. Ovviamente Kiko non si tocca. Poi ho questo di Niloufar per quanto riguarda Wycon, e se non mi sbaglio c'ho anche l'altra colorazione. Mi è piaciuta, questa la utilizzo di più in inverno e l'altra che è più, credo, più rosata, se non mi sbaglio. Questa è la Golden Rose e l'altra è la versione più chiara e mi piace, quindi la tengo. Poi un altro di Ofra,
che sicuro al 100% tengo, è questo, ed è un bellissimo, proprio sembra un bellissimo diamante, e questa è la colorazione con una, aspettate, ve lo faccio vedere, è in collaborazione con una youtuber che è Madison Miller, e la colorazione è Sea Shimmer, bellissima, bellissima. Poi ho il Jolly Highlighters di Deborah Fulli. Sinceramente questo l'ho utilizzato pochissimo. Lo metto nei provati per un po' e in caso vedo se regalarlo o no. Perché sincera l'ho soltanto swatchato, non l'ho mai utilizzato sul viso. Poi uno che credo di dare. E questo qui di Essence mi piace tantissimo, però mi fa questo effetto un po' gessetto bianco. Ve lo metto qui, che è messo così, però non vedo molti riflessi, molte cose, quindi non so, non mi dice niente, diciamo, e quindi questo lo regalo. Poi andiamo sempre con Essence, questo mi piaceva tantissimo. Vedete, questo è già un pochettino più soft, vedete? È più soft come colore, invece quello era molto più bianco, quindi questo ancora lo tengo. Era in edizione limitata. Poi ce ne sono altri due di Kiko. Sapete che io quelli di Kiko li amo perché li tengo anche da collezione. Questi sono della Ocean Feel. Questo è il numero 1, che è bellissimo e ha sui toni del rosa. Dorato, bellissimo. E poi ho questo che è lo 02 ed è questo, ovviamente Malva. Che ve lo dico a fare? Mi piace tantissimo e quindi questi rimangono. Poi qui ho un altro di Kiko, ma ne dovrei avere un altro. Questo è nella collezione Holiday James. Bellissime, cioè quando ci sono queste collezioni di Kiko, prendeteli perché sono fantastici, sia i blush che l'illuminante. Questo è l'illuminante, cioè è bellissimo ed è più dorato, quindi un pochettino assomiglia a quello di Fenty, vedete? E quindi credo che tengo questo e cestino quello di Fenty, perché credo che sia molto scuro. Poi andiamo avanti, ne ho un altro di Fenty, che è questo. Questo no, lo tengo perché ha una base più rosata, cioè è un dorato però che c'è anche del rosa all'interno e quindi questo lo tengo. Sono sporco, non ne posso fare più. Poi un altro che ho preso è questo qui di Julia's Place. Se non mi sbaglio c'era soltanto questo colore e l'ho preso ed è questo. Sembra scuro, ma vi faccio lo swatch, vedete? Non è scuro. Quindi lo tengo e devo fare un video proprio con tutti i prodotti di Julia's Place perché ho quasi tutto di Julia. Quindi questo lo tengo. Poi un illuminante di Siate, questo l'ho trovato nella box di Look Fantastic. Non mi ricordo sinceramente qual era. Questo lo tolgo. L'ombretto. Ah. No, no, vabbè, no, non mi piace. Non l'ho nemmeno swatchato, ma già visto così, sincera, non mi piace. Quindi questo lo regalo. Lo regalo o lo vendo? In caso se a qualcuno interessa, visto che non si possono fare più giveaway e altro, li metterò su Vinted. Se a qualcuno interessa, metterò un prezzo ovviamente misero, tanto per togliermele da casa. Poi ho due, no, ne ho un altro se non sbaglio, comunque, di illuminante di Kaleidos. Sono molto molto belli, credo di togliere anche la scatola perché è molto ingombrante. Questo è il packaging, molto molto bello. E questo è l'illuminante. Guardate che illuminante, molto molto bello. Ovviamente questi li tengo. Questo si chiama Rider e invece questo si chiama Star Superfair, sempre di Kaleidos. Devo togliere le scatole. Sono fissata con le scatole. Guardate il pack, bellissimo. Sì, l'ho detto. E il colore è questo. Ovviamente è più rosato.
Sono bellissimi questi illuminanti, veramente molto molto belli. Poi, qui c'è un illuminante di Essence della collezione di Natale. Sinceramente mi sembra troppo dorato. no, credo di venderlo, di regalarlo, scusate. E poi ce n'è uno del Yves Rocher. È un illuminante, no, qua c'è scritto eyeshadow. Quindi non so se metterlo negli ombretti o qui. Comunque per adesso lo cestino perché non mi piace. Poi abbiamo un altro illuminante di Essence. Questo qui non me lo ricordo. No, non mi piace sinceramente. Sempre di Essence cioè, ne ho lasciati anche di migliori. Quindi no. Poi abbiamo un altro di Fenty. E vediamo, ah, questo qui è quello famosissimo che tutti impazziscono, quindi me lo tengo proprio da collezione. Poi, Yves Rocher. Questa è stata una palettina che tanti anni fa Clio Makeup aveva detto: ah, prendetela che è bellissima, eccetera, eccetera. Quindi io l'ho presa. E c'è questa illuminante e questa cipria barra terra. E a me piace tantissimo, l'ho già utilizzata altre volte e mi piace, devo dire che mi piace. Quindi sì, aspettate che aggiungo tutto il resto. Poi ho aggiunto la parte 2, non è vero, ho aggiunto gli altri prodotti. Vedo un illuminante di MAC, ovviamente sapete tutti il mio amore spassionato per MAC, quindi questo rimane. E questo è il Beaming Blush, qui dice che è un blush però è un illuminante, ve lo assicuro. Extra Dimension, quindi lo tengo. Qui c'è l'altro di Niloufar nella colorazione rosa, vedete che è leggermente più chiaro, quindi questo lo tengo pure, mi sono piaciuti. Un altro di Ofra nel formato piccolino e questo è leggermente più dorato, quindi per questo ho tolto questo qui di Essence perché ce n'è un altro dorato molto più bello ed è il mini highlighter Blissful. Questo è il nome, bellissimo. Poi, chi non ha mai preso l'illuminante di The Balm. Questo è il Cindy Lou, tutti impazziscono per Mary Lou, ma io ovviamente amando i colori blu rosa non potevo che non prendere questo. Bellissimo, il pack è pazzesco. L'altro era sul dorato, questo è sul rosa. Bellissimo. Vedete? Non so se si vede che è dal più rosa, invece l'altro più dorato. Questo anche se non lo utilizzo. Scusate, ma c'è Chloe che sta abbaiando. Questo anche se non lo utilizzo, sinceramente lo lascio per proprio collezione e vorrei fare anche un quadro con tutte le scatoline che sono troppo carine. Poi un altro illuminante che ho preso, sempre scontato, sempre questo qui di Fenty Beauty. Questo è quello doppio, non so se si vede questo qui. Riesco ad aprirlo? Sì. Ed è questo. Questo lo tengo a differenza dell'altro perché ha dei colori molto tenui e sono portabilissimi, quindi lo tengo. Poi tengo quello di Fenty Beauty, questo è uscito con il correttore, l'illuminante e la terra. Questo illuminante mi piace molto e quindi lo tengo. Poi, illuminante di Clio. Per adesso ce n'è solo uno, intendo prenderne altre. Questo è Aurora, quindi come la figlia di Eleonora Manni, quindi ti saluto, ciao Ele. Ho preso questo perché quello che mi piaceva di più è che come base era sulle mie tonalità, quindi sempre sul rosa chiaro. Poi andiamo avanti, abbiamo questo qui di Kiko della collezione Sparkling Holiday. Ed è, viene male aprirle al contrario. Ed è questo. Questo mi piace perché ha questi due colori, che sarebbe un blush e un illuminante. Io li miscelo tutte e due e sinceramente in estate proprio questo è un effetto che mi piace tantissimo e quindi lo tengo. Poi
Questo un illuminante di Essence, sinceramente non mi piace perché su di me è molto ma molto scuro, quindi lo cestino perché non, cioè, anche se mi piace la confezione e tutto, però già faccio la collezione delle principesse e tutto, non mi va di tenere anche questo, quindi lo tolgo. Poi, Wet n Wild, famosissimo questo illuminante, dicono tutti che è una meraviglia. E infatti lo è veramente perché è molto molto bello come illuminante. Molto molto bello. È simile anche agli altri, però facendo anche un po' di collezione si ha dei doppioni. Poi, Becca, ne vedo due qui. Uno è questo che è Opal. Questi sono ovviamente da collezione perché non esistono più, quindi io me li tengo. E poi ho questo che è Rose Glow. Però non vi preoccupate perché faccio sempre il giro dei prodotti, non utilizzo mai sempre le stesse cose. Vedete, questo è un pochettino più rosato ed è molto bello. Questo è un po' più utilizzato degli altri, non so se si vede. Ovviamente giro, io li utilizzo tutti, quindi non vi preoccupate, non soffrono questi prodotti. Poi questo, non mi ricordo se era un illuminante, sapete? Però è messo nel reparto dell'illuminante. Ed è di neve ed è bellissimo perché ha del verde all'interno, specialmente adesso che sono uscite quelle delle Wings, Witch o Wings come si dice. Questo è matcha, se non mi sbaglio è un illuminante, comunque mi piace molto questo. Poi Essence si è un po' rovinato, non so se si vede, ed è questo colore qua, è l'unico tra virgolette più rosato che ho. Oltre a quello di Yves Rocher, l'altro di Kiko che vi ho fatto vedere, questo è un po' più luminoso. Lo tengo, vediamo di utilizzarlo visto che si è leggermente frantumato, in caso poi lo butto direttamente. Poi ne ho uno in stick, questo qui è di Colourpop. Volevo provarli in stick questi blush e quindi l'ho voluto prendere. Questo è nella colorazione Star Bright. E l'illuminante è questo. Vedete? Molto molto bello. Guardate che pigmentazione che ha. Molto molto bella. Quindi questa la tengo perché anche devo fare ancora il video. Comunque. Un altro illuminante molto famoso è questo qui di Lotti London. Per cercarlo non vi dico che quanti OVS ho preso. È un po' blando come illuminante, però lo tengo perché spesso mi capita di fare dei dupe e altro e quindi mi serve. Poi una padella, mi è caduto un po' di polvere, una padella proprio di Colourpop per quanto riguarda l'illuminante è questa, che ho sempre difficoltà nell'aprirlo, non so voi se poi mi scivolano le mani ancora di più. Ok, fatto. Questa è la padellona di illuminante e guardate che illuminante. A me piace tantissimo, guardate. Molto, vabbè, c'ho le mani sporche. Molto molto bello. Guardate che rosa, cioè bella, bella veramente. È una padella. È una padella di illuminante, però è molto molto bella, quindi la tengo. E sì, come decluttering non è che sono così brava. Un altro di Kaleidos, questo è Comet Catcher, è bellissimo, molto molto bello, il pack è così, e la colorazione è questa, mi piace perché duochrome, triochrome, bellissima, quindi anche questa la tengo. Poi, per quanto riguarda, sì, NYX, ho questi tre illuminanti e specialmente il fatto che siano duochrome mi piacciono tantissimo. Ve li faccio vedere, ma non li tolgo. Questo è Lavender, ovviamente. Riusciranno i nostri eroi? Sì. Questo è Lavender. Questo è Rose. Ed è questo colore qua. E l'ultimo è quello più bianco ed è Twilight, bello come nome Twilight.
Ed è questo. Questi li tengo, mi piacciono tantissimo e poi se devo fare dei contenuti mi servono. Poi abbiamo questo qui di Kiko, sempre colorazione chiara, molto molto bello come colore. Vedete, ha un po' di dorato, di bianco, argentato, mi piace. Poi un altro di Kiko uguale a quello là, ovviamente sempre della Holiday James, questo è lo 01, l'altro è lo 02 e questo è sempre l'altro colore, io ne prendo uno col rosa e uno col dorato, cioè con l'argentato, ed è questo. Poi un altro di Ofra, questo è in collaborazione con Niku Tutorial, leggete Niku Tutorial, ed è la Spice Baby, è bellissimo, guardate qua, questi ha riflessi pazzeschi e delle cangianze proprio bellissime, belle belle belle, scusate il dito. Oh, me ne sono accorto ora. Vabbè, scusate se ho fatto dei gesti nel senso con il dito, non ci ho fatto caso, non l'ho fatto apposta. E poi, questi di Wycon sono di una collezione Fruit Glove e sinceramente l'ho utilizzati, certo un'unghia, l'ho utilizzati un paio di giorni fa e ancora scrivono benissimo e quindi li tengo entrambi. Sono bellissimi tutti e due, vi faccio lo swatch e questi sono i colori. Ovviamente vi dico sempre, uno è sempre più rosato e uno è sempre più argentato dorato. Io proprio oltre questi colori non vado. Allora, poi abbiamo questo che se non mi sbaglio è il, non è il dupe, però è il, oddio, è uguale. Sì, infatti, questo è quello che ho trovato forse nel calendario dell'avvento e questo è quello mio, vedete? Che quando l'ho aperto già ci ho trovato questi segni. Infatti poi non sono stata l'unica a trovare questi segni, ma li abbiamo trovati un po' tutti. Quindi, visto che io già uno ce l'ho e ce l'ho in uso, è inutile prendere quello nuovo lo regalo, è inutile. Poi ho questo qui di Fenty, bellissimo, più bronzo, mi piace tantissimo, e questo è Sandcastle. E poi ho questo qui di Wycon, ed è questa patacca qui. E sinceramente, avendo anche altri, questo lo cestino. Per quanto riguarda gli illuminanti, abbiamo dato. Io vi direi di iscrivervi anche su Vinted perché alcuni di questi illuminanti, alcuni di questi prodotti che sono intatti, che non sono rovinati, io cercherò di venderli su Vinted. Quindi se volete alcuni di questi prodotti li troverete lì. Per quanto riguarda gli altri social, io ho tutto giù nell'info box, quindi andate lì e troverete di tutto e di più. Ditemi cosa ne pensate, se sono stata brava, se non sono stata brava. Ovviamente so che vi dispiace quando dico di togliere questi prodotti, però capite che dalla foga di tutti gli acquisti, di tutte le uscite che ci sono, essendo una persona soltanto, essendo che quasi per 2 anni, per dire un anno e mezzo, non sono proprio uscita, nel senso, sono andata solo a casa di mia mamma, quindi non è che mi sono sistemata, preparata per fare dei video, dei video, no, per i video, nel senso non mi sono mai preparata per uscire perché non ho avuto eventi, non ho avuto niente. Automaticamente alcuni prodotti non l'ho potuto utilizzare, quindi spero che capirete questa cosa. Per quanto riguarda che alcuni scrivono, però sotto i miei veramente nessuno, però alcuni scrivono a tutti questi prodotti che te ne fai a destra e a sinistra. Io non ho chiesto mai soldi a nessuno, questi prodotti li ho acquistati con i miei soldi. Io non sono una persona che esce tanto, che va a mangiare la pizza e tutto, non fumo, non bevo e la mia vita sociale è racchiusa nella mia famiglia. Quindi se voglio fare uno svago e quello svago è comprarmi un rossetto o una palettina, permettetemelo, ma sono soldi miei. Quindi, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!